Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Scopriamo creazione e resina. Sì, che bella! Ce la posso fare di prima mattina. Buongiorno. Aspetta che mi sembra che non siamo centrati. Vabbè. Niente ragazzi, io ieri mi sono divertita un attimo a colare. Ce la fai? No, è troppo presto stamattina, le parole non coincidono. Comunque, veniamo a noi. Allora, apriamo questa che non ha senso di esistere. Ovviamente qua è avanzato del colore. Sì, infatti, sì, sai quando ti rimane quel colore insulso che ho fatto qua per le foglie? Non so da dove l'ho tirato fuori questo colore. Anche la brioscina lascia il tempo che trova. Perché ti spiego, è più bella colorata la brioscina, dai. Però avanzato il colore, dici che fai? Butti? No. Vabbè. Allora, già che ci siamo, vediamo anche le foglie a sto punto. Le campane, bene. Oddio. No, vabbè. Dai, meraviglia. La foglia ci piace. Ha voglia. Sì. Cioè, hai capito che da sto colore insulso? No, perché l'ho dipinto con Emerson, con gli Emerson. Ma che bello. Ci piace. Vediamo questo. Ho usato diversi. Che bella. Questa sembra realistica. Belle. Guarda, è rimasto tutto. Vabbè, poi. Poi pulirò. Comunque io per pulire gli stampi uso il sapone dei piatti, quello normale, e l'acqua. Anche questo è rimasto macchiato. Però guarda che belline ste foglie. Allora, direi che questa, a ricordarmi che cosa ho usato di colore, è fabulous questo colore qua, eh. Diciamo che più veritieri sono questa e questa. Questa sì, sa più di brillante, però messe tutte e tre insieme, secondo me, fanno la loro bella figura. Ma si capisce qualcosa stamattina? Sì, campane che smettono, campane che ricominciano, va bene. Poi abbiamo quelle sulle tonalità del verde. Oh, che carina! La piccolina. Un'altra. Qui anche abbiamo usato, abbiamo sempre Ietta Marinda, siamo sempre noi. Sempre noi abbiamo usato tonalità diverse di verde. No, vabbè, queste foglioline, ragazzi, sono bellissime, che te lo dica fa. Eccoci, guarda che belle che so. Ma gli devo tagliare l'eccedenza. Però se ti metti adesso a tagliare tutte le eccedenze, Tamara, non finiamo più. Non sei curiosa di vedere il restante? Sì, effettivamente sì. Però dai, fammi tagliare solo questo qua perché mi dà noia da morire. Solo questa, dai. E poi il restante lo taglio via dopo. Ok? E tanto lo stai già facendo, voglio dire. Anche che ti dico fallo dopo, lo stai già facendo. Mamma mia, che stress stamattina, guarda. Niente, però queste foglioline approvatissime proprio, eh. Sì, qua è caduta una goccia di quell'altro colore lì insulso. Andiamo avanti, vediamo le fragoline. Oddio, dimmi se non sembra vera questa fragolina. Adò! Peccato che uscì questa macchia nera qua in mezzo alla via. No, vabbè ragazzi, ma queste fragole sembrano vere. Adò! Oddio, no vabbè, una più... questa... cioè, vabbè, che te lo dica a fare, ragazzi? O no? Poi ci schiaffi un po' di foglie in mezzo. Dimmi se... no, questa è troppo scura. Dimmi se non è un frutteto di fragole. Bellissimo. Ma sta luce stamattina? Vabbè. Bellissime ragazze, approvatissime. Questi qua sono gli stampini, quelli dei bottoni. Cioè, ma hai visto che roba che è uscita? Pensavo di aver fatto una fashionata esagerata, invece sti fiori, invece mi era avanzato il colore anche qua. No, questo è da cestinare. Cosa ti è uscito non si sa, ma è da cestinare. Questo è un fiore decente, è uscito un fiorellino decente, ma lascia stare il colore.
Oddio, non dai, questi qua si possono tenere così, non so da mettere dove, però se possono tenere. Il primo è uscito male, però questi altri si possono tenere per decorazioni e quant'altro. Ma lascia stare il colore che mi è avanzato da questa, che andiamo a vedere subito, ragazzi. Oggi voglio più, proprio esagerare. Dici che hai fatto? Adesso andiamo a vedere cosa ho fatto. Che ti vedo curioso. Io sono curiosa. Beh, scusami. Allora, ma non si vede niente stamattina. Ma che è sta luce? Oh, forse così si vede. Ma la stai vedendo? Dici, Tamara, ho voluto cambiare invece di fare il solito rosso. Ho fatto una rosa blu e poi non la so più, è di Michele Zarrillo, del non so di che anno, ma tanto tempo fa. Amore, di che anno è questa qua da Non lo so, buongiorno a tutti. Marco? Sta giocando a Play prima di andare al lavoro, perché oggi è andare al lavoro e si sta rilassando 2 minuti. Ma sta rosa ne vogliamo parlare? Una rosa blu. Bellina. Allora, qua sotto ho usato quel color nero pigmentato di verde. Ma come puoi vedere, il verde è sparito proprio. Di verde non si vede più niente, è rimasto nero che è diventato un grigio quasi. E la prossima volta direi che userò direttamente il nero, oppure un giallo oro. Un giallo oro col blu e poi vai con l'acrilico oro a fare la meraviglia. Niente, adù. Andiamo avanti, vediamo la girella. Andiamo a girella. Oh, no, vabbè, ragazzi, adoro la girella. Adesso l'ho fatta tutta marrone, così abbiamo fatto il cioccolato, diciamo, perché dopo cosa succederà? Io andrò, come avevamo pattuito l'altra volta, ci eravamo messi d'accordo se non sbaglio, che qua in mezzo andavo a mettere l'acrilico rosa per fare la girella al cioccolato e fragole e crema di fragole. Però devo vedere come esce. Però ragazzi, io adoro sta girella. Ditemi quello che volete, ma io sta girella adoro. Come la fai? La fai? Adoro. Andiamo avanti. Cosa abbiamo ancora di piccolo? Questa? Beh, tamarinda è bellina, perché comunque questo color rosa è carino. Però voglio dire, potevi metterci un attimo, non lo so. Mi manca qualcosa. Boh, sinceramente, non so se gli manca qualcosa. È bella, cioè, è strana, è particolare. Boh, è opaca. Cioè, nonostante sia lucida, è opaca. È un effetto stranissimo che fa questo pigmento della Emerson. Ho usato il matte. Ragazzi, a me piace da morire sto fiore di ciliegio così com'è. Io ci vedo già sopra una fatina appoggiata. Anche questo qua piccolino. Idem con patate, ho usato lo stesso. Poi ci sarà da rifilarlo tutto, vabbè. E ci divertiremo a rifilare il tutto. Ora che carine. Adoro. Ah, l'unica cosa rosa praticamente qua in mezzo. Adoro. Andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è qua sotto. Ah sì, i bottoni, perché le altre cose le voglio lasciare per ultimo. Questa la lascio per ultima. Andiamo a vedere. Cucchiaini. No, vabbè, sembrano veri, ragazzi. Rigo! Sembrano veri questi cucchiaini. Cioè, dimmi te. Che cosa c'è, che cosa non c'è, che cosa c'è di diverso da quelli, veri, uguali, so. Emerson, pigmenti Emerson, ragazzi, ti ho detto tutto. Vediamo qua che cosa ho combinato. Oddio,
non è meravigliosa? L'ho dipinta. Ma non è meravigliosa questa teiera? Col cuore? Non sapevo cosa farci, sopra ci ho fatto il cuore. Che bella la teiera, che carina. Andiamo avanti, andiamo a vedere i bonbon. Ah, vabbè, oddio, il bonbon ha avuto dei problemi di sovraccarico di colori, perché questo qua l'avevo fatto di un colore, no? E questo doveva essere rosa e questo doveva essere fucsia. Effettivamente c'è stato un sovraccarico di colori, però dai, il bonbon è carino alla fine, dai. Pensavo peggio, devo dirti la verità. Questo è prove del 9. Prove del 9 sono state ampiamente soddisfatte. Ci piace la prove del 9, dai, è carino il bonbon. Ma la teiera? Ne vogliamo parlare della teiera? È bellissima. Vabbè, andiamo avanti. Qua ce n'è un'altra. Oddio, c'è pigmenti Emerson, ragazzi. Questo si chiama pigmento Emerson. Ho usato quel grigio metallico. Ma taglia vera, voglio dire, bellissima. E andiamo a vedere l'ultima. Oh, che carino! Adoro tagliere. Questa qui, no? Peccato che è uscita la bolla là sopra, però tu adesso ci metti dentro l'orecchino così, no? Te l'appendi all'orecchio e dall'altra parte ci metti un biscotto, non lo so, vedi tu, oppure il bonbon, metti da una parte, Lego! Da una parte ci metti questo a lobo, il bonbon, e dall'altra ci metti la teiera. No, vabbè, io adoro, ragazzi, eh. Che dici? Adoro. Sì, ci piacciono. Non so se metterà lobo anche questo, però poi ho paura che è troppo grande. Forse è meglio pendente. Così rimane proprio che lo stai versando. Marco, vedi che cosa Hai vuole. fatto uscire chi era? Non No. Comunque, ieri ragazzi, ho provato. Stamattina c'è un cantracampane, gatto, Marcolino. Chi più ne ha più ne metta. Vediamo, sto. Vuole coccole stamattina quel gatto lì. so, Un no, coccolone lui. Aspetta, che tagliamo l'eccesso qua. Sì, ragazzi, sto colore mi è uscito un fumo di Londra. Beh. Non so nemmeno io che colore è uscito, ma ce lo teniamo. Poi andiamo avanti, vediamo le farfalle. Bello, sto scopriamo se piace. A voglia. Qua ho fatto un total white che non facevo da non so quanto tempo. Dici che ho esagerato quel total white. Ho voluto fare un total white, ragazzi. Se vede che ho voluto fare il total white. Qui in realtà ho usato due bianchi sbrilluccicosi diversi e qua ne ho usato ancora un altro opaco. Ti dirò, qua sotto l'opaco potevo mettere qualcos'altro di sbrilluccicoso, eh? Però ragazzi, mi piacciono. Qua ci vedo bene una fattina con un vestito bianco e i capelli color oro. Ci piace, ha voglia. Adoro. Bella, 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 bella. Vediamo le tazze. Vediamo cosa ho combinato qua con le tazze. Oh, te ne vieni? Aspetta, piano. Piano, tamarinda. Adoro. Wow, che belline. Lilla, turchese, fucsia, rosa. Adoro. Poi ovviamente sono tutte da rifilare. Ecco, tu immaginati che non c'è più niente qua, no? Passerò la mattinata a rifilare le creazioni in resina. Però ragazzi, adoro. Bella.
Bella, 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 bella. Ci piacciono. Vabbè, dopo tu immaginatelo tutto ripulito, insomma. Bello, ci piacciono. Le teiere, la farfalla, la girella, le foglie. Il ciliegio, tutto mi piace stamattina, veramente, veramente tutto. Beh, tranne i fiorellini, ma per il colore, mica per altro. Fiori, dai, apriamo un po' di fiori. Perché dici hai fatto questi fiori? Mo te lo spiego. Oh, mi sbrilluccicano. Oddio, questi col glitter perdono, eh. Però questi qua, guarda che bello. No, vabbè, questi qua sono bellissimi, eh. Ah, questo bianco non è malvagio. Andiamo avanti. Guarda che bello questo. Altro bianco. Questo non è cangiante, perde tanto che non è cangiante, cioè che non sbrilluccica. Questo è bellino anche lui. Ho usato diversi colori di giallo sbrilluccicoso, oro e chi più ne ha più ne metta. Oh, che bello questo! Tende al rosa quasi. Sì, sfasciatemi casa, mi raccomando! Non so, stamattina, eh. Se può fare un video dicendo in una maniera dicendo, se può. Una casa dei matti, questo dico io. Guarda che bellino. No, vabbè, sti fiori, ragazzi, uno più bello dell'altro. Mi stai vedendo? No, vabbè, questo no. Però questi altri. Oddio, guarda che carini. Anche questi bianchi, però sbrilluccicano. Pochino meno questi bianchi. Guarda che bellini. Ah, tu. Dici perché hai fatto tutti questi fiori? Mo te lo spiego. Aspetta, eh. Apriamo questa. Vediamo cosa abbiamo combinato qua. Oh mio Dio, ma stai vedendo? No, vabbè, non ho parole, ragazzi. Ma st'arancione in mezzo non era arancione, era un altro colore ieri. Gli volevo dare un po' di vita, ma era meglio che non gliela davi, perché st'arancione qua in mezzo, oddio, rovina parecchio. Però, ragazzi, guardate che bella questa parte qua sopra. Ma anche questa sotto è bellissima. È l'arancione in mezzo che stona un attimo. No, ragazzi, qua devo rifilare io un attimo perché devo vedere. Devo vedere. E devo vedere. No, vabbè, io adoro, ragazzi. Ditemi quello che volete, ma. Cioè, come la metti, è stupenda. Questa parte qua sopra poi è sbrilluccica di vita propria. Guarda che roba. Adesso, perché ho fatto quei fiori? Perché ho detto, se magari c'è nella parte della cornice, non so, qualche parte che non è uscita bene, io qua sopra ci vedo una Maria Antonietta. Oppure, non lo so, una fatta dorata, boh. Ma forse Maria Antonietta no, però una fatta dorata sì. Una sirena delle acque dorate, che so esiste, no, me la sono inventata, ma secondo me una sirena delle acque fatta delle acque dorate esiste nella mia mente. Sì, una sirena delle acque dorate. Oddio! Che sirena deve uscire qua? No, vabbè, fabulous. Aspetta, raga, togliamo quest'ultimo pezzettino perché la devo vedere nel suo intero, eccoci. Oddio, adoro.
Manca ancora un pezzettino qua, ma fa niente. Comunque, stavo dicendo, se magari non veniva bene, ci schiaffavo sopra. Oh, i fiori, capito? Dove non usciva bene. Sai che questi qua, che sbrilluccicano meno, ci stanno meglio? Dicono, per esempio qua, vedi che è uscito chiuso, ci metti il fiore. Si è adesso addobba tutto di fiori. No, era per far capire, no? Tono su tono. Hai capito? No, vabbè, ragazzi, adorissimo, adorissimo, adoro questa cornice in tutte le sue salse, Total White, colorata così, ovviamente. Poi non so, possiamo fare 700.000 esperimenti qua, veramente. Guarda che bella. Bella, 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 bella. Quando una cosa è bella, ragazzi, bisogna dirle, basta, forza. Andiamo a vedere questa, che è quella delle bolle. Ecco, qua è uscita un po' di resina. Ecco, è uscita molto tenue, candida, tenue. Sembrano gli spruzzi del mare, guarda, senza farla apposta. Sai le onde? Guarda, sembrano proprio le onde. Ma si vede qualcosa stamattina? Guarda le onde. Peccato che poi verrà coperta da creazione. E un pochettino verrà coperta per forza da creazione. Però ragazzi, io adoro. Aspetta, che devo togliere assolutamente questo eccesso qua. No, ragazzi, adoro. Ma guarda qua, sembrano proprio le onde. Bella, 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 no words, ragazzi, stamattina, cioè stamattina no words. Ma la farfalla, il bianco con sto coso, guarda me, no vabbè, impatto stupendo. Vabbè, andiamo all'ultima, ragazzi, perché è quella che ci ho messo più tempo a realizzare. E vediamo cosa ho combinato. C'ho paura, vi dirò la verità, ho paura che esca una fashionata esagerata. Le altre due sono uscite meglio di quello che pensavo. Di questa, aspetta, faccio piano perché qua un attimo, eh. Il verde è troppo verde, tamarinda, hai usato. Mannaggia a te. Ma non ancora hai visto niente, aspetta. Beh, è proprio un giardino, ragazzi. È proprio un giardino, mamma mia. Allora, in realtà, mo te spiego. Questa l'avevo colorata di azzurro, che però colando sotto il verde è diventata verde scuro. Questa l'avevo colorata di questo colore qua, più o meno, però come vedi è stato ricoperto dal verde che gli ho messo sotto. E tutti i fiori, guarda che bellino che è rimasto questi. Tutti i fiori li avevo fatti rosa fucsia. Però, avendo usato questo verde, diciamo bello, bello gnecco, è diventato un giardino. Un giardino dove l'erba è alta, ecco, mettiamola così. Un giardino dove tagliare un po' l'erba. Oh,
Oddio, no ragazzi, non è meravigliosa? Allora, la prossima volta, tanto siamo qua, possiamo fare 700.000 prove, che voglio dire, pff, a voglia, finché muori. Stavo dicendo, no? La prossima volta userò dei colori più forti ancora. E il verde, userò un verde meno forte di quello che ho usato stavolta. Però dai ragazzi, che dici? Dai, non mi dire che non è bellino, perché io qua in mezzo, scusami, aspetta che sposto un po', ma io qua in mezzo, aspetta che si deve anche un po', è un po' morbido, per cui riuscirò bene a rifilare il tutto, ma una farfalla, no, qua in mezzo, ma lascia stare questa, perché però una farfalla qua in mezzo, una fattina qua in mezzo, come ci deve stare secondo te, no? Cioè, secondo me è da Dio, cioè è proprio la posizione sua, capito? È proprio la posizione sua di questa fattina qua in mezzo. Bella, 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 ragazzi. Io stamattina sono super, forse è la prima volta che sono veramente contenta di tutto quello che ho realizzato, cioè cose diverse, ma sono super, cioè belle anche sta rosa, voglio dire, no? Una rosa blu, basta. Agerellina. Allora, oggi a top 10, ragazzi, neanche te lo sto a dire tutto praticamente, ma perché le tazze, cosa gli vuoi dire alle tazze? Ma anche le foglioline. Aspetta, ma gli possiamo mettere le foglioline? No, questa magari no. Queste verdi? In aggiunta? No, in aggiunta no, Tamara. Però le foglioline, ragazzi, adoro anche le foglioline. Guarda qua come spiccano. Guarda che roba. Come spiccano le foglioline. Ma le teiere? Ce le siamo dimenticate, le teiere? Non lo so. Cioè, ascolta. Poi, aspetta, ah, ma il fior di ciliegio? Non ce lo possiamo dimenticare, il fior di ciliegio. E fragoline? Oddio, adoro! Guarda che roba! Cioè, io ho un purpurri di colori? Ma guarda sto fiore come sta bene su ste bolle. Ma non c'entra niente con le bolle, no? Però voglio dire, vedi i colori come si abbinano bene. Questo qui è un po' un colore che non sa né di te né di me. E lo gettiamo via. Qua ci faccio gli orecchini, ho deciso. Faccio gli orecchini. Questo a lobo. E questo pendente. Mi piace. Poi questi qua glitterati perdono un po', ragazzi, eh. Oddio, magari a rifilarli un po' meglio. Poi abbiamo la teiera con i cucchiaini. Secondo me può uscire un altro bello orecchino a chi può piacere, perché no? Scusami, eh. Questo pendente e questo lobo. Bello. Ma io, ragazzi, direi che sono stra felice di questa. Scopriamo. Ditemi anche voi. Cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno? Io adoro tutto, ragazzi, ma quella in assoluto che mi piace di più è questa. Cioè, parliamone. Qua ci sarebbe ore e ore di dibattito su sta cornice che è la fine del mondo, ragazzi. Mi piace da morire. È bellissima. Ma devo decidere se tenerla così o no. Sicuramente la terrò così. E qua sotto ci faccio una sirena delle acque dorate. Abbiamo detto. Com'è che si chiamava, Marco? Delle Delle acque acque dorate. dorate. Delle acque dorate. Sì, adorissimo. Adorissimo. E poi questa. Vabbè, diciamo che la top 10, ma della top 10, diciamo, perché una, due. Questa base marina con i fiori, anche così mi piace, la fata e qui la farfalla, il ciliegio, praticamente tutto, ragazzi, tutto stiamo e da tutto.
tutto. Niente, io direi che posso smettere di blaterare. Ditemi anche voi qual è la vostra preferita, se avete gli stessi gusti, se non li avete, parliamone. E alla prossima, ragazzi. Ciao.